benvenuti al terzo appuntamento del Festival Sole Sapore del Garda. Sono molto contento di avere un amico di vecchia data, tanti anni, questa sera che presenterà un progetto molto particolare. Si passa dalla viola da gamba al contrabbasso, quindi vari generi musicali, stili musicali, periodi musicali, con due strumenti molto differenti ma anche molto simili tra di loro. Non perderò molto tempo nelle chiacchiere, farò in modo che sia lui a presentare il programma. Ovviamente porto i saluti dell'amministrazione comunale che non potevano essere presenti questa sera. Ringrazio però il Comune di Gardone Riviera per lo sforzo che fa per aiutarmi a continuare a portare avanti questa meravigliosa creatura che è il Festival. E ringrazio Lorena che mi dà una mano ed è fondamentale nell'organizzazione del Festival. Vi ricordo che poi domenica ci sarà un altro concerto, ma seguiteci anche negli altri concerti, so che molti di voi lo fanno. Vi auguro un buon ascolto e buona serata. Lascio spazio ad Alberto.
Certo, abbastanza particolare questo. Qui abbiamo uno strumento che normalmente è gregario, invece questa sera è protagonista. Ma è un protagonista anche particolare, perché è un protagonista senza un accompagnatore. Thank you.
Thank you.
piace molto il titolo, cioè è una canzone data negli anni, credo, 30. E il titolo è I Fall in Love Too Easily. E il testo dice I Fall in Love Too Easily, I Fall in Love Too Fast. E poi nel testo, è bello perché dice, perché io ho sofferto l'amore, delusioni, sofferenze, ma il mio cuore e la mia testa non imparano, non imparano mai. E così io ancora adesso, I Fall in Love Too Easily, I Fall in Love Too Fast.
rispetto a questa cosa, è venuta in mente una cosa molto particolare. 270 anni fa, qualcosa di più, è morto il più grande scrittore, il più grande musicista di tutti i tempi, il grande Giovanni Sebastiano. E dovete sapere che Giovanni Sebastiano, nella sua maturità, proprio nei suoi ultimi anni di vita, lui aveva un sacco di figli, ne aveva 20. E alcuni di questi sono stati grandi musicisti, anche grandi compositori e grandi musicisti, e stavano, ce n'erano due particolari, che stavano alla corte di Federico II di Prussia, che era un tipo un po' strano, era l'imperatore di Prussia, misato, abbastanza guerrafondaio anche come personaggio, però era amante dell'arte in modo viscerale, no? E soprattutto della musica. Lui era un flautista, ma un flautista molto, molto virtuoso, molto bravo. Si narra, non so poi se in realtà, che addirittura, cioè, lui si ritagliasse sempre 2 ore al giorno per studiare il flauto. Anche durante le campagne di guerra, durante le battaglie, lui si chiudeva nella sua vita, 2 ore al giorno, qualunque cosa succedesse, lui studiava il flauto. Invita il famoso maestro Bach a corte, e Bach era molto famoso per essere, più di qualche compositore, un improvvisatore. E gli chiede gli propone un tema, poi verrà chiamato il tema regio, che è un tema abbastanza complicato, che fa così. Se cercherete, troverete.
esiste musica moderna, ha scoperto che è un tema, dopo un po' bisogna entrare di nuovo con lo stesso tema, dopo un po' bisogna entrare comunque in un'altra voce, ma letta di nuovo al contrario in un'altra chiave, e entrare in un momento preciso. A quel punto lì il moto perpetuo viene perfetto. La cosa impressionante è che quando uno ascolta l'offerta musicale e non sa niente di tutto questo, la musica è una meraviglia. Cioè, e questa è una cosa che l'intelligenza artificiale, secondo me, non può arrivare. Chiudo e suono per solo questa cosa del Bach che ha qualcosa di sovrannaturale, questo lo pensano un po' tutti, cioè che sia una di quelle cose che ogni tanto Dio manda qualcuno a illuminare il mondo, no? E c'è una vignetta che mi ha fatto morire da ridere, cioè praticamente Mozart muore, arriva in paradiso. E lo accoglie il Padre Eterno in persona, che dice, ah, finalmente, in inglese però, dice, ah, finalmente sei tra noi, abbiamo pensato di farti dirigere l'orchestra celeste. What a monarch, fantastico, bellissimo. E poi viene proprio lo stupro. Ma maestro Bach, I am Bach. Thank you.
ma poi è arrivato Paganini, ha trasfigurato lo strumento, e da lì è partito il Don Paganini. Cioè, anche nelle composizioni ci sono queste barriere, ovviamente la sinfonia, Haydn, Mozart, anche Beethoven, poi arriva la terza di Beethoven, bam, che da proprio c'è un prima e un dopo l'eroica, che è la sinfonia per Napoleone. Questo anche il Cassone qua ha questo prima e dopo. Nell'Ottocento abbiamo avuto un grandissimo virtuoso che ha trasfigurato lo strumento, Giovanni Lucchesini, amico di Verdi tra l'altro, e nato ovviamente, cresciuto nell'ambiente dell'opera, e lui proprio ha iniziato a prendere questo strumento e farne di tutto meno che il contrabbasso. In questo caso vorrei farvi ascoltare delle piccole variazioni, sono tre variazioni, su un'arietta di Paesiello, che è abbastanza divertente, perché ci sono due personaggi. C'è il personaggio del soprano, che dice che nel corpo non mi sento, dice nel corpo non mi sento, e lui lo fa cantare sul soprano. E poi c'è chi risponde, il tenore, che addirittura ogni tanto è un baritono, no? Che dice... trasfigurando l'idea del contrabbasso.
Guardando lo strumento può sembrare un violoncello, in realtà non c'entra niente con il violoncello, non fa parte della famiglia dei violini, perché quando c'era questo è uno strumento che non vi spiegherò con un brano che non ha nulla a che fare con i violini, ma in realtà è un liuto a cui non ho messo l'archetto. L'accordatura è esattamente quella del liuto, è un liuto che si suona con l'arco, è dato la curvatura, e il suo infatti ha un modo di suonare che è armonico più che melodico. Come vedete ha un sacco di corde e devo accordarle un attimo, ritirarle un secondo. Thank you.
fare con Simpson, ovviamente. Stiamo parlando proprio dell'inizio del 1600, un autore inglese che ha scritto dei preludi molto molto brevi, ma molto molto belli, che danno proprio l'idea per viola sola di che cosa è la viola da gamba rispetto a un violoncello. Iniziamo con la
e Nansu. Thank you.
Thank you.